Vediamo se c'è subito un'altra missione. Intanto ci prendiamo la nostra ricompensa. C'è un'altra missione. Sconfiggi il miraggio nelle lande gelide. Charlotte e Refia perlustrano le lande gelide alla ricerca di un miraggio che ha causato non pochi problemi. Eccolo! Ma non può essere! Curiosità. Andiamo a vedere di che miraggio si tratta. Ok, Charlotte. Questo è il posto che abbiamo sentito. It is freezing out here. Let's get this over with so I can go back to the inn. Right. Somehow, I don't think she'll keep us waiting long. Leave it. Leave it. Did you hear that? She's here. Leave your gill. Cos'è? È la regina dei non morti. Ah, ci attacca subito, non ci dà spiegazioni. La principessa zombie. Il Lich King. Forse è un riferimento a World of Warcraft, non penso, però io ho la mente fatta così. Ok, è un non morto. Per la legge di Final Fantasy dovrebbe essere suscettibile al fuoco, ma provo a fargli subito un Ignis. Sì. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Ho avuto paura quando ci ha fatto quell'attacco alla fine. Però non è stato molto efficace contro di noi. Ho visto che mi ha confuso, però anche nella confusione Lana l'ha colpita e uccisa. Una secca gli ha dato. Vuole tornare a casa. Piantiamola di parlare. Ho una proposta da farvi. Boom. Shall we, Refia? Remind me never to get on your naughty list. Sì, anche come nemica è pericoloso. Anche come nemica non è per niente solidale. No, dovete darle ascolto, così se ne va. È un po' come la principessa dei goblin. Mi sa che adesso ne arriva un'altra. Potrebbe assumerla nel suo rifugio. All right, I get it. If
I can't slay you, I may as well make you useful. For real? From now on, instead of scaring adventures away from my inn, I want you grande. To if you can do that, you're hired. Cool. La assume per spaventare la gente e farla andare nel suo rifugio. No, non deve derubarli perché i soldi servono per comprarsi la stanza. Oddio, vivere. È un eufemismo, infatti. Glielo fanno notare. Vediamo se ho sbloccato qualcos'altro. Need something? What now? Whose soul will you... Intanto mi prendo la ricompensa. Due torce sacre e un altro oggetto che non ho fatto tempo a leggere. Attenzione, non possiamo ancora farla, tanfo di morte. Perché non ho abbastanza gemme dell'anima. Peccato. Torneremo qui. Ci siamo lasciati indietro anche questa macabreccia nella selva dei Lunioli. È di livello 13. Io ormai sono molto più alto. Vediamo di cosa si tratta. Oh, gli squaletti che abbiamo incontrato prima. Vabbè. Non abbiamo bisogno di catturarli. È stato molto facile. Cosa ci facessero poi degli squali dentro alla selva dei Lunioli è un mistero. Mi ero lasciato indietro anche questa macabreccia col Behemoth. Quello che ci ha ucciso nella... primissima escursione in questi luoghi. Lo proverò a affrontare. È un nemico piuttosto forte e io proverò con una pila dedicata alla resistenza e una pila dedicata a far danno. Quindi io ho la pila di Rain con magie da oscurità che sono particolarmente efficaci contro di lui. Ora tocca a Lan, che penso abbia Aegis, che lancerò sulla pila di Rain. Funziona molto bene, gli abbiamo fatto 1550 danni. Lo abbiamo addirittura imprismato. Una potente creatura con corna invidiabili e un alito tremendo. Culturista della prima ora, odia profondamente chiunque usi steroidi anabolizzanti. Dopo anni di pratica ha messo a punto una tecnica terrificante, il contrattacco pesante. Bene, noi abbiamo quindi già due trasfigurazioni di questo... miraggio. Poi ci dedicheremo a riuscire a sbloccare la terza, che dovrebbe essere una XL. Ho deciso di affrontare i primi livelli dell'arena, quelli che sono alla nostra portata. Non so nulla di questa parte, quindi vado veramente alla cieca. Le mascotte di Final Fantasy, livello 11. Spero che questi scontri ci possano premiare con delle gemme dell'anima. Allora, sono in effetti delle mascotte. Il Chocobo e il Moguri. Un trofeo. Abbiamo
vinto la nostra prima gara nell'arena. Non sono riuscito a tenere vivi i Chocobi perché i miei colpi erano veramente troppo pesanti. Noi le possiamo rifare, ma a me interessa andare avanti. Qui si può affrontare Valefor. Let's begin. No kid gloves for you. Ecco delle interessanti pile con Valefor. Il basilisco. Il basilisco in realtà è la versione medium di Valefor. E un Mu, giusto così, per completare la pila. Il combattimento sarà veramente rapido. Sono ancora nemici troppo deboli per noi. Proseguiamo con la nostra scalata. Livello 17, le brutte bestie. Ci dà un seme crio. Ci fa risparmiare 3000 guild. Il combattimento non è partito subito, c'è un piccolo filmato. Ah, dobbiamo affrontarli. Ma io non sono preparato. Tutti e due. Nell'icona c'era un Fenrir. Vabbè. Allora, noi possiamo catturarli. Mi viene da andare a vedere cosa ci vuole per prendere Ifrit. Allora, usa attacchi di fuoco. Ok, anche se gli abbiamo fatto 0 danni, però l'abbiamo reso imprismabile. Abbiamo preso Ifrit. Questo è un gran colpo. Ora possiamo concentrarci su Shiva. Con Shiva è più difficile, perché non abbiamo colpi a base ghiaccio, dobbiamo basarci sulla nostra gelogilite e ne abbiamo una sola. Dobbiamo utilizzare questi tentativi. Oh, ce l'abbiamo fatta. Li abbiamo presi entrambi. Sono delle L. Cioè, penso siano delle L, non avendoli ancora incontrati. Ifrit è una L. Celebre tra i fan di Final Fantasy, è il signore e padrone delle fiamme più ardenti. L'abbigliamento, essenziale e minimalista, è composto quasi esclusivamente da ornamenti in oro e preziosi accessori roventi. Sui generis. Ah, la stellina si trova in una delle... si tratta di una delle sette Pleiadi, Ifrit, incontrato durante la storia. Shiva. Ci vettuola come pochi. Le piace ripetere che la vendetta è un piatto che va servito freddo. Beh, un'altra battuta sul freddo. Anche se a volte esagera. Mantiene una vasta collezione di statue di ghiaccio con soggetti preferibilmente maschili. È un'altra delle sette Pleiadi. Well done. Ben fatto. E anche questa è andata.
Anche se non sono per niente contento. Ah, qua adesso è segnato. Livello 40, i nefasti della nebulosa. Potrebbe anche essere che ho sbagliato a cliccare e ho preso quella missione invece che le altre, eh. Le brutte bestie. Let's begin. Don't let your guard down just because we're stronger. Not done yet. Abbiamo preso anche Fenril. Non è stato facilissimo perché i nostri colpi erano talmente letali che ho dovuto utilizzare l'abilità sottomissione, che è interessante perché abbassa i punti vita dell'avversario ma non uccidendolo, cioè praticamente lo porta a un punto vita. E in questo caso per catturare Fenril bisognava ridurre i suoi punti vita, un qualsiasi colpo me lo avrebbe fatto uccidere. Quell'abilità è stata fondamentale. Ce l'ha l'artiglio destro, mi pare che ce l'abbia l'artiglio destro. Un semicrio. Fenril, miraggio originario delle regioni fredde, dà la caccia alle prede sfruttando i suoi attacchi rapidi e l'abilità tormenta. Si dice che controlli le maree ululando alla luna, che sposti le nuvole abbaiando agli alberi e che spinga i lampioni alzando la zampa. Beh, è un cagnolino piuttosto intelligente. Ben fatto! Gli oceanici. E otteniamo un seme idro. Vediamo se siamo all'altezza anche degli oceanici. Oh, un nuovo miraggio. Due nuovi miraggi. Il pinguino e lo squalone. Abbiamo catturato sia il megalodonte, che è la versione più forte del minimo donte, e abbiamo catturato il quacchio. Mi viene il dubbio, siccome il nome è lo stesso, che sia lo stesso che abbiamo incontrato già nelle lande gelide. Adulto di minimo donte, eccelle negli attacchi critici, i grandi denti, le dimensioni ragguardevoli e lo sguardo disumano provocano incubi anche ai più impavidi. Ti servirà una barca più grossa. Grande citazione dello squalo. Lo squalo 1, quando per la prima volta il protagonista, che adesso su due piedi non ricordo il nome, stava buttando in mare dei pezzi di carne, così per attirare questo squalo che loro pensavano essere normale, era girato a parlare con il comandante del peschereccio. A un certo momento si gira verso l'acqua e si accorge che stava venendo in superficie lo squalo, e aveva una barca, una bocca enorme, e si è spaventato tantissimo alzandosi in piedi e ritirandosi dal bordo della barca. E avvicinandosi al capitano, terrorizzato, gli ha semplicemente detto: ci serve una barca più grande, perché in effetti quello squalo era quasi più grande di tutto il peschereccio. Grande citazione, sono emozionato. È uno dei miei film preferiti, tra l'altro. Allora, il quacchio in effetti ce lo dà come nuovo miraggio, anche se
Mi sembra che il nome sia veramente uguale a quello azzurrino che abbiamo incontrato nelle lande gelide. Miraggio che ricorda il un pinguino, per quanto non sia particolarmente pingue, vabbè, battuta veramente orrenda. Specializzato in magie e contrattacchi di acqua, deve il nome al suo tipico verso. Cioè fa quacchio, ok, ma non fagli il verso se non vuoi farlo arrabbiare, sai, perché mi sembra veramente minaccioso.